tutti, io sono Veronica, in arte la bambina ma cresciuta, e come già alcuni di voi sanno, perché sabato avevo fatto un sondaggio per sapere quale video vi sarebbe piaciuto di più, se l'haul di Primark, in cui sono stata appunto oggi che è sabato, voi lo vedete lunedì, oppure se volevate vedere la mia collezione di collanine, fra l'altro l'ho comprate quasi tutte da Primark, quindi siamo comunque in tema, e ha stravinto Primark, quindi niente, vi faccio vedere l'haul. Io volevo mettere un'altra cosa perché vi avevo fatto già l'haul di AliExpress e come sapete, non so se ci avete fatto caso, comunque ecco il gatto, vabbè, perché c'ho tutta la roba qui e neanche di usare, va bene. Come sapete cerco sempre di variare, no? Per esempio se oggi faccio un haul, domani magari faccio un altro video, a parte le settimane pasqualose, carnivalose, eccetera, però a cose normali cerco un po' di variare, di intervallare un po' le varie categorie, le varie sigle del mio canale. Però insomma l'avete chiesto voi, anche perché secondo me è utile vedere quello che c'è al momento da Primark, perché come sapete le cose cambiano spesso lì, se ci andate oggi magari trovate queste cose, se ci andate magari fra una settimana non le trovate più, quindi preferisco dirvelo subito almeno se vi interessa qualcosa potete andare a comprare. Ma prima di iniziare con l'haul, che è un mega gigantesco haul, non vi dico quanto ho speso perché mi vergogno, devo salutare Liliana e Sabrina, spero di aver segnato bene il nomi, che sono le cassiere che mi hanno salutato, cioè, mi sono trovata benissimo, io cioè, sono contentissima quando le commesse mi danno un po' di soddisfazione, mi hanno fatto i complimenti per il trucco che vi faccio vedere, vedete come la camicia è un po' marrone, un po' azzurra, ho fatto questo trucco con questi brillantini, questa farfallina, mi hanno fatto tutte e due complimenti per il trucco e poi ci siamo messi a chiacchierare, insomma una cosa e un'altra, le ho detto guarda, io ho un piccolo canale, si chiama La Bambina Ma Cresciuta, farò l'haul se lo volete vedere, insomma mi fa piacere, ah sì sì ti veniamo a seguire, gentilissimi veramente. Poi io quando trovo una persona che mi dà un po' di corda, lo sapete come sono, cioè se io trovo una da chiacchierare, figuratevi voi, insomma chiacchierare è proprio il mio forte, sì, e annoiare la gente. Va bene, ma lo sapete, quindi sono stata contentissima, quindi un bacione a Liliana, un bacione a Sabrina, vediamo, sì, ok, me le sono, spero di averle segnati bene, l'ho segnati proprio lì mentre ero lì, ho detto vi voglio salutare nel video. Ma veniamo all'haul, allora ho comprato di tutto, allora io quando vado da Primark, ma sono decentrata che rabbia tutte le volte, quando vado da Primark ho sensazioni contrapposte, due idee contrapposte, o dico calma Veronica, trattieniti, compra solo quello che veramente ti serve, pensaci almeno un paio di volte prima di mettere la roba nel carrello, e questo succede quasi mai, diciamo il 3% delle volte, il restante 97% delle volte dico la vita è una, goditela, i soldi ce l'hai, ancora per poco se continuo così, ma va bene, metti tutto quello che ti piace nel carrello, e così ho fatto, non sono carrelli, sono sacchetti, anzi mi sono anche trattenuta perché almeno tre cose le volevo e poi magari vi dirò più avanti nel video, però tutto quello che mi piaceva lo mettevo dentro, non me ne frega nulla, non mi interessa perché la vita è una e va goduta, bisogna divertirsi, e ora certo se uno ha un euro in banca no, però se uno lavora insomma pure ha le possibilità, non vedo perché no, non ci rimane di male, ma andiamo avanti perché siamo già a 4 minuti di video e non ho ancora fatto vedere nulla. Allora, la prima cosa che vi mostro è questa gonnellina bianca, cercavo da tanto una gonnellina bianca, allora perché non c'è il prezzo, ci dovrebbe essere, ecco 10 euro, ho preso la L, mi sta un po' grande, che bello, la dieta sta funzionando, lo dico in tutti i video, poi avete visto sabato, no quando era venerdì, che non sono proprio un fuscello direi, però insomma questa qui bianca sta bene con tutto, quindi questa la cercavo da tanto, l'ho vista e l'ho presa. Poi mutande, non ci soffermerei, non mi soffermerei, vi ho già detto un'altra volta che non mi durano tantissimo le mutande, tante volte si sfilacciano, però per tenerle in casa le uso lo stesso, quindi insomma tutte le volte ci vado, ne compro un paio di pacchettini e via. Allora questi qui sono, le mie preferite sono le full brief, che sono proprio quelle della nonna, le classiche mutande della nonna, e costano, sono 5 di 100% cotone ovviamente, no no sono 4. C'è anche scritto, pagate 3,50 euro, quindi convenienti. Poi non so neanche io che farvi vedere perché c'è veramente un mondo. Allora, ho provato a prendere questo dentifricio al carbone, charcoal toothpaste.
honest, dentifrice, look a bone. No, no, questo è francese. Lasciamo perdere il francese. E allora, aiuta a ripristinare la naturale bianchezza e combatte l'alito cattivo. Sto traducendo dall'inglese, quindi vediamo un po' se c'è l'italiano. Acqua, voglio sentire il profumo, perché io purtroppo non ci sono tanti dentifrici cruelty free. Sapete che io uso soltanto le cose cruelty free e per il momento ho trovato soltanto l'antica erboristeria, però non mi piace tanto il sapore. Questo qui è un po', che sa abbastanza di menta, un po' forte. Ecco, questo qui c'ha più o meno lo stesso odore, state a vedere, però vabbè, è uguale lo stesso. Cioè, come sapete, per me l'importante è che non venga fatto del male agli animali, poi se i prodotti proprio non mi piacciono particolarmente, è lo stesso, no? L'importante è che funzionino, poi insomma, uguale. Poi ho preso delle... Allora, questo quanto l'ho pagato? Qui non c'è il prezzo, strano, mi sembra... Ah, c'è scritto 2 euro, io mi garbano le cose di Primark perché c'è il prezzo su, quindi non devo andare sullo scontrino. Ah, se mi vedete un po' sfatta è perché ho questo trucco dalle 11 in stamattina e sono le 7, quindi insomma... 2 euro per 125 ml, insomma bello grosso, secondo me dura anche un po'. Oh, ciglia finte, tutte le volte vado a Primark, una scorta di ciglia finte. Allora, ne ho 3 preferite, ora quando trovo quell'altra ve le metto tutte insieme e ve le faccio vedere. E costano 3 euro l'una. Ci sono di vari prezzi, ci sono anche da 1,50 euro, ma mi piacciono un po' meno. Ci sono anche da 5 euro, mi sembra, però le mie preferite sono queste da 3 euro, di tanto meglio. Poi ho preso questa camicia, allora, proprio ieri parlavo con Francesca del canale Scarlet 81, ti mando un bacio, del fatto che io non compro le cose se non le vedo indossate, per quello che compro tanto su AliExpress, perché vedo la modella, ovviamente a me non mi stanno mai come alla modella, perché io non sono una modella per nulla, però le devo vedere indossate, perché io questa camicia qui, va bene che c'è del rosa, però se non la vedo indossata non capisco com'è la vestibilità, io ci conto cioè ci guardo tanto alla vestibilità, a me lo sapete che mi piace che siano aderenti, insomma, un po' sopra. E questo era il manichino proprio appena entrata, era proprio in vetrina, ho detto no, troppo bella, la compro, quindi l'ho presa questa camicia. Ho preso la taglia 42, perché come sapete le taglie di Primark vestono un pochino grande, e quindi io mi baso sempre, siccome io sopra avrei la M, sono andata sulla S praticamente, mi dice 38, l'italiano sarebbe una 42, vedete? È gialla e rosa, proprio come il trucco che mi aveva fatto fare Mari l'altro giorno, che saluto, ciao Mari, e niente, bellina, mi piace tanto, non vedo l'ora di provarla, stavolta non me li provo perché sennò si finisce domani l'altro. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è questo toppino, allora davanti è questo, mi è piaciuto troppo perché è tutto colorato, sapete che io appena vedo colori, c'erano tantissime cose colorate, io veramente ho detto qui oggi è un casino, l'ho detto a mio marito, oggi non ci si rileva le gambe, come si dice da noi, perché cioè io sapete, vedo colori, impazzisco. Questa lì mi è piaciuta troppo, è anche particolare, non ho niente di simile, vedete davanti è più lunga, così mi copre un po' la faccia, e dietro più corta, tanto me la metterò comunque con di quanto una vita alta, che comunque ce l'ho, che ci stiano bene. Anche questo ho preso una S e pagato 5 euro, ma cioè costano talmente poco le cose, però sapete come vanno le questioni, 5 più 5 più 5 più 5, va bene, lasciamo perdere, di quella il prezzo ve l'ho detto, della camicia ve l'ho detto il prezzo, 13 euro. Poi ho comprato questi pantaloncini qui, che forse mi saranno larghi, di questi ho preso la L, però siccome li porto in casa, ma badate come sono bellini, io adoro questa fantasia qui, che si chiama tie-dye, è l'unica cosa di moda che so, perché lo sapete la moda cane, però mi piacciono tantissimo, fatti così, in casa li porto tantissimo, perché io in casa ho sempre caldo, inverno, estate, 15 luglio, 15 dicembre, cioè io sempre caldo, quindi porto tantissimo in casa i pantaloncini. E quindi questi mi sono piaciuti tantissimo, l'ho voluti prendere, ho preso la L, mi stanno sicuramente larghi, 3 euro, proprio 3 euro, infatti ne volevo anche un altro tipo, ma non c'erano purtroppo. Poi ho preso delle t-shirt, allora, qua vi volevo fare una domanda, volete, io ho come minimo 50 se non di più t-shirt di Tiger, di Primark, cioè veramente il mondo. E sinceramente io ve le consiglio perché ce n'ho alcune di 5 anni fa, alcune sono un po' scolorite, però per il resto, siccome io le uso anche per lavorare, io facendo dei lavori manuali tipo le pulizie, non occorre che vada vestita in giacca e cravatta,
e mi trovo bene, quindi cioè sono di cotone, sono fresche, ci sto benissimo, non fanno sudare, infatti c'è scritto anzi made using sustainable cotton, quindi fatto con cotone sostenibile, anche meglio. E costano poco, durano, e fatemi sapere se volete un video in cui faccio il decluttering, quelle più vecchie, quelle un pochino più sbiadite le butto via, o le regalo, do in beneficenza, insomma così. Fatemi sapere se volete il video con la mia collezione di t-shirt di Primark. Ho preso questa, un'altra tie-dye rosa, cioè questa un po' deve mancare di certo, e anche questa ho preso la S e costano 3 euro, costano quasi tutte 3 euro le t-shirt, io vado sempre sul sicuro, sono fresche, vedete queste sono larghe, non sono attillate eccetera eccetera, ci state proprio benissimo. Ho preso anche altre, ho preso anche in azzurro, cioè i miei due colori preferiti, insomma c'è anche il viola, insomma sì, questo qui è sull'azzurro, voi lo vedete un po' più viola, un po' più azzurro nella realtà, anche questa ho preso una S e sempre 3 euro, se non mi sbaglio dovrebbero essere 100% cotone, perché ci avevo guardato una volta, 100% cotone, oh. Quindi è contenta anche mio babbo che lui tutte le volte ci tiene che si compri la roba solo di cotone. Poi ho preso dei calzini, perché allora tutte le volte che vedete un haul di Primark vedete i calzini e direte ma quanti ce n'ha questi, quanti calzini c'ha questa tizia? Ce n'ho pochi, perché praticamente sono tutti andati persi. Allora, quelli bianchi ho deciso, ve l'avevo già spiegato in un video, mi sembra, o forse no, non mi ricordo, che quelli bianchi non li voglio più, perché è vero che sono tutti bianchi, però sono tutti diversi. Qui quelli che hanno il cordino così, quelli che hanno una scritta così, quelli che hanno il cordino colà, e non mi riesce mai a accoppiarli, ci divento matta, ho preso e l'ho buttati via tutti. Tanto erano vecchi, ho detto, la prossima, d'ora in poi, soltanto colorati. Però siccome non mi piace, non mi fa impazzire d'estate che si vedano i calzini colorati, cioè è strano, lo so, perché io amo i colori, insomma me li metterei dappertutto. Però che stavo dicendo? Ah. Però è una fissa mia, non mi piace che si vedano calzini a fantasia, diciamo. Non lo so, perché quando ero piccola io, se ti mettevi i calzini colorati eri un po' una sfigata. Allora mi è rimasta un po' quella mania lì. E quindi preferisco prenderli così, cioè tutti colorati. Magari il bordino è grigio, quindi sborda, insomma, un colore comunque tranquillo. Quindi non farfalle o così. Lo so che è strano, ma sono rimasta ai tempi dell'adolescenza, anzi dell'infanzia, come ben sapete. Allora, questi sono 7 paia pagati 3,50 euro, cioè meglio di così non si fa, e ci sono viola, giallini, color salmone, grigi, azzurri, bianchi, però insomma questi sono riconoscibili, e grigi di un altro grigio, bellini. E praticamente vanno a taglie, questa qui è, aspettate, non c'era scritto, no, ah ecco, dalla 37 alla 42, quindi insomma sono un po' universali, fra virgolette. Poi ho comprato queste penne in gel, cioè guardate la meraviglia, sono con gli unicorni, e non vado matta per gli unicorni, strano ma vero, anche questa è una cosa di cui non mi capacito, perché gli unicorni sono comunque cose che mi dovrebbero piacere, un pochino mi garbano, diciamo la verità, però mi piacciono più gli animali veri, non che gli unicorni non esistano, bambini, non smettete di crederci. Allora, queste sono penne in gel, dovrebbero essere glitterate, perché vedo dei glitter qui, dopo la andrò a provare, sapete che a me piacciono le penne, tutte queste cose un po' cartopazze. Queste qui sono 14 a 2,50 euro, secondo voi le potevo lasciarli? No, non è possibile, non è da me. Poi ho preso dei leggings, perché praticamente ho dei vestiti che mi stanno un pochino corti, cioè praticamente sono tipo giacche che poi finiscono un pochino svasati in fondo e sarebbero vestiti, però io non mi sento particolarmente a mio agio con quelli, e quindi ho deciso di comprare dei leggings da metterci sotto. Questi qui, una taglia M, e l'ho presi in nero e costano 5 euro, poi me li provo, vedo un po' se ci stanno bene, dovrebbero essere, io ho preso la M perché le volevo ben aderenti, insomma speriamo di entri, ma penso di sì. Poi allora, se vi piacciono le Barbie andate da Primark, perché c'è una collezione tutta dedicata alle Barbie, cioè io ve l'ho detto, poi fate voi. Allora, non ho delle forbici. Allora, questi qui li ho presi prima di tutto perché questo sacchettino è rosa.
Secondo, perché io vado matta per le Barbie e lo sapete tutti. Terzo, perché questi sono dei dischetti riutilizzabili. È giunto quel momento. Allora, io per struccarmi uso un olio, praticamente io uso l'olio di mandorle, ve lo dico che è chiaro e tondo, perché insomma, Alvin vai là. Esatto. Uso l'olio di mandorle, dopodiché però cioè il residuo non riesco a usare un altro burro struccante, cioè devo usare per forza le salviette, però non sono ecosostenibili, la cosa mi dà troppo fastidio perché lo sapete ci tengo all'ambiente queste cose qui, quindi voglio provare queste qui, quindi praticamente con un po' d'acqua una volta che ho sciolto il trucco per bene, con questo qui, con magari una mousse detergente, andare a togliere i residui del trucco e poi magari li lavo. Cioè, non, come si può dire, fino ad oggi non l'avevo comprati perché non so poi come lavarli, cioè dopo le metto in lavatrice, poi non sono pronti, insomma un po' un casino e non sapevo bene, però voglio provare, magari mi trovo bene e eliminare quelle maledette salviette, che così almeno è più economico, perché comunque usate sempre i soliti, non ricomprate le salviette e soprattutto va meglio anche per l'ambiente. Scusate se parlo velocissimo, ma c'è talmente tanta roba che finirò nel 2050. Quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5 con questo sacchettino. Vediamo un po' se c'è scritto qualcosa. No, 100% poliestere, vabbè, nulla. Penso che si possano lavare in lavatrice con questo sacchettino. Bellini, con scritto Barbie, troppo belli. Poi un'altra cosa della Barbie che l'ho presa solo per il pack. Cioè, guardate, ci sono le Barbie sopra. Cioè, guardate com'è questa Barbie. Oddio, quanto è bella, la vorrei. Un piegaciglia, il piegaciglia fa sempre comodo. Io ci piego anche le ciglia finte, a proposito. Oggi questa qui l'ho piegata e questa no, infatti questa mi sta un po' più calata, vedete che serve. Le uso per le ciglia, quando a volte anche le ciglia finte hanno il difetto e vanno un pochino verso il basso, uso il piegaciglia, quindi questo poi rosa. Cioè, io ce l'avevo blu, ma vi pare, cioè per carità, nulla contro il blu, ma vi pare che io non abbia il piegaciglia rosa? Cioè, ho tutto rosa, tutta la mia vita è contornata dal rosa, ci vuole anche il piegaciglia. Anzi, ve lo apro così ve lo faccio vedere meglio. Anche i ricambi della plastichina, insomma, che va sopra. Vediamo un po' se mi riesce a aprirlo. Cioè, questa scatola io non la butto via, la tengo, cioè ritaglio le Barbie e la stacco sulla mia famosa tenda. Guardate, bellino, cioè, bellissimo. Con la testa di Barbie. Oh! Cioè, non vedo l'ora di usarlo. Vedete, ha anche i suoi ricambi, quindi perfetto. Quanto l'ho pagato? 2,50 euro. Cioè. Primark, quanto sei furbo, metti tutti i prezzi bassi e poi dopo quando si arriva l'asta. Allora, vediamo un po', questi sono altri, come si chiamano? Reusable cleansing pads, questi li ho pagati 3 euro, sono della Disney, quindi le cose della Disney costano di più delle Barbie, ne deduco, perché quell'altro l'ho pagato di meno. E sono anche questi dischetti riutilizzabili. Avevo già preso quelli di Barbie, ho detto vabbè, prendiamone più ce ne sono e meglio è tanto. E sono con Bambi e Tamburino. Cioè, guardate, una meraviglia. Oddio, qui c'è Bambi, qui c'è Tamburino. Lo sapete che ci vado matta, cioè le cose Disney. Allora, questi quanti sono? Uno, due, tre. Ah, sono anche diversi fra l'altro. Vedete, qui c'è solo Bambi. Anche qui ci sono solo le testette di Bambi. Qui c'è Bambi e Tamburino, cioè sono troppo belli. Io, no vabbè, ma io non lo so mia se li uso questi, secondo me li attacco da qualche parte, perché sono troppo belli. Quelli della Barbie anche, ma questi sono veramente bellini con Bambi, io non lo so se li uso, ho paura di sciuparli, bellini. Oddio, perché non si vedevano bene, erano dentro qui, se lo sapevo ne prendevo degli altri, va bene. La prossima volta, purtroppo il brutto fra virgolette di Primark, che poi è sempre un bello, è che appunto le cose non si sa mai se le ritrovate, quindi insomma, appunto, se vi piacciono andateli subito a comprare. Ho comprato un body scrub per il corpo, guava e pink grapefruit. Allora, diciamo la verità, l'ho preso perché era rosa. Lo sapete già, chi mi segue ormai non lo dico neanche più, però la voglio annusare perché naturalmente non l'ho aperta al negozio, ci mancherebbe, non le faccio quelle cose lì. So che alcuni lo fanno, aprono le confezioni e poi la lasciano riaperte con il Covid e tutto, la cosa non... Cioè io odio quando la gente non è rispettosa degli altri, mi fa arrabbiare sta cosa. Allora, ecco, l'odore mi ha un po' deluso. Perché è un po' aspro, perché grapefruit che cos'è? Grapefruit è l'uva forse?
No, credevo usassi più di fragola, non so se c'è, colpa mia, perché secondo me c'è l'arancia. Acqua, glicerina, grapefruit, non lo so che cosa c'è, però è troppo, io pensavo, a vederlo così rosa, ho detto questo sicuramente saprà di fragola, oppure no, saprà di dolce, di marshmallow, tipo cose così. L'odore non mi fa impazzire, però lo userò lo stesso, perché comunque uno scrub non guasta mai. Non ho letto gli ingredienti, non so, non vi so dire se sicuramente non è bio, perché non c'è scritto ecco il tifico della cremosa. Però vedo che sodium cloride, acqua, glicerina, non lo so. Casomai se vi fa piacere, vi metto qui il, come si dice, la scansione con quell'acqua che ho per i linci. E vi dico insomma se può essere buona come ingrediente. Allora, è 4 euro per 450 grammi. Mi durerà un'eternità, io con lo scrub non lo faccio mai, però ho deciso di iniziare. Poi ho preso questo primer che era scontato da 2 euro a 1 euro. Quando vedo gli sconti subito mi ci fiondo. Praticamente è un primer iridescente che funziona per attaccare glitter, quindi lo voglio provare perché dà comunque una base iridescente che è bellina come cosa. E sto facendo a mettere glitter, voi non lo vedrete mai, però ci sono tantissimi glitter già, cioè infatti io pensavo fosse un ombretto liquido con tutti questi glitter sul dorato. Poi ho preso uno smalto rosa, non mancano mai in casa mia, pagato 2 euro, e quello lì 1 euro se ve l'avevo detto. Allora io mi piacciono tantissimo quando ho le unghie corte così, come in questo caso, sapete che io le porto lunghe, però si sono rotte, e le porto trasparenti, tipo, infatti questa qui non è neanche uno smalto, è una base, oppure rosa chiarissimo, mi piacciono solo così quando sono così corte, altrimenti non ci metto lo smalto. E quindi siccome insomma, lo smalto rosa lo uso parecchio, tutte le volte ne trovo uno che mi piace lo compro, quindi questo. Poi ho preso anche una base hydrating base coat, quindi praticamente una base idratante per le unghie. Voglio provare, dato che 2 euro per 100 ml. Le basi in casa mia non sono mai abbastanza, perché sapete, insomma, io mi faccio tantissime nail art, tantissimi smalti, eccetera, quindi ok. Poi, allora, abbiamo, vediamo un po' se mi riesce, ah, ma che, ecco, ora vi spiego. Questa maglietta, ormai da quando la Mari mi ha fatto fare quel trucco a farfalla, c'è una farfalla anche lui, non so se l'avete vista, mi sono fissata con le farfalle, quindi ho preso anche questa t-shirt con le farfalle rosa, wow, troppo bella. Anche questa pagata 3 euro, della S, sempre cotone, sempre la stessa cosa, infatti sono tutte insieme, è bello anche per quello, c'è uno stand tutto pieno di t-shirt, troppo bello. E praticamente c'erano anche pantaloni così, ma non c'era la mia taglia, c'era la XS o la S. Un tempo ce l'avevo quelle taglie lì, ma sono passati secoli. Poi ho preso quest'altra che mi piaceva troppo, la fantasia, guardate com'è bella, stile un po' marmo, troppo bella. Vedrete presto anche una nail art tipo simile. Questo è sempre 3 euro e bellina, questa mi piace tantissimo, veramente tanto. Sul violetta, non so se lo vedete bene voi, in telecamera lo vedete un po' più spinto, è un violino grigetto, non lo so, tipo un glitch, non lo so, vabbè. Sul viola. Poi i pezzi forti ovviamente li lascio da ultimi. Ecco, se ne è appena suicidato uno. Allora, un'altra t-shirt, quanto sono belle, perché poi tutte le volte ci andate cambiano, quindi cioè veramente mi viene voglia di essere, sono talmente belle, colorate, cioè mi fanno impazzire. Io le uso tantissimo quando lavoro, quindi la S, 3 euro, sempre la stessa. Con questo, allora io non compro più le t-shirt con le cose di plastica tipo sopra, perché mi sono accorta che spesso si rovinano, non solo quelle di Primark ma in generale. Queste qui sono proprio disegnate, quindi ci potete stirare sopra, le potete lavare, non c'è problemi. Bellina, che mi sembra tanto. Poi, allora qui una mezza pedatura, ma è stata colpa mia. Ho comprato questi pantaloncini, bellini, cioè bellini, per carità di Dio. Una volta arrivata a casa che ho svuotato la busta qui sul tavolo, mi sono resa conto che ce l'ho, che l'avevo comprati già su AliExpress, praticamente identici, sono uguali. Quindi questi qui o li vendo, Vinted, pagati 13 euro, taglia 42, la mia mamma non ha la 42, no, taglia 46, quando mi sembrava la 42. Non ci capisco niente, perché in Europa è la 42, in Irlanda la 14, vabbè, lasciamo perdere, siamo già a 25 minuti. Sì, comunque pantaloncini che sembrano quasi una gonnellina.
Adesso guardo, se mi stanno meglio questi tengo questi, se no tengo quell'altro e quell'altro lo vedo. Comunque 13 euro, il materiale ve l'ho detto, vediamo un po'. C'erano tantissime cose colorate tipo sul verde, anche tantissime giacche, blazer, se vi piacciono, veramente il mondo. Devono andare di moda i colori accesi quest'anno perché non li stanchi. Volevo vedere, no, questi invece sono di viscosa, 93% viscosa, 7% poliestere. Vediamo un po' qual è che mi stanno meglio, questa ve la faccio vedere da ultima, mamma mia, ora rimane tutta la roba più bella. Allora, queste mollettine, troppo belle, queste appena l'ho viste ho detto le voglio comprare perché magari d'estate mi faccio un pochino di mezza coda, quasi mai perché le preferisco giù i capelli, lo sapete, per problemi di autostima, però queste qui le ho viste tutte iridescenti con questo, poi ho tantissime cose di questo colore e anche di questo, quindi perfetto. Poi, allora questa ve la faccio vedere dopo, proprio il rossetto, allora questo rossetto qui, Lustre c'è scritto, quindi dovrebbe essere un rossetto cremoso. Intanto l'ho pagato 1,50. Ah, le mollette le ho pagate 3 euro. 3 euro tutte, non si intende. Allora, vediamo un po' se mi riesce a aprirlo. Sicuramente no, ci sarà un modo. Intanto vi dico, l'ho pagato 1,50 euro. Non ho mai provato i trucchi di Primark. Patato, scendi. Cioè, proprio ora dovevi andare sulla stanza, fate caso. Se siete nuovi, insomma, non saprete che il gatto mi sale sempre sulla scala, se ti casino sono i gatti che si stanno menando sopra il sacchetto di Primark, non c'è caso. Oh, bellino, allora vediamo un po', faccio lo swatch, si chiama, c'è un numero, mi sembra di no, ecco, è un rossetto tipo sheer, non lo vedrete mai perché c'è la luce spara flashata, però è chiarissimo, a me piacciono tantissimo questi colori qui, anche perché certe volte se il rossetto liquido è troppo scuro, a me non piacciono le labbra troppo scure, le vado a schiarire con rossetti più chiari, quindi bellino, mi piace, è anche profumato, e se mi volevo dire il numero però non c'è scritto, ah c'è scritto Barely There, che fra l'altro è il... C'è anche un altro marchio questo nome qui, vabbè. Mamma mia quanto profuma, mi garba da morire. Poi questa la faccio vedere dopo. Poi ho preso un blush, anzi ne ho presi due, quell'altro ora non lo sto trovando. Perché praticamente io ho un solo blush. Cioè, bene sì, è un blush malva che mi metto per tutti i trucchi perché tanto faccio sempre trucchi freddi, mi rendo conto che mi sto anche lucidando, io odio essere lucida, però come sapete che sono truccata da tanto. Allora, questa qui è un blush che si chiama Secrecy, 1,50 euro ed è sull'arancionino, vedete? Siccome io, vi ho detto, ce l'ho sempre bellino il colore, un po' più arancione, ho sempre il malva, però certe volte quando mi trucco un po' più di caldo mi piacerebbe un po' più aranciato, quindi ho preso questo e un altro, mi sembra di averne prese due, però quell'altro lo trovo, salterà fuori prima o poi, quindi un blush, poi vi farò sapere come mi trovo, 1,50 euro. Poi ho preso questo correttore, volevo provare un altro correttore, io purtroppo ho un problema con i correttori, avendo il contorno occhi molto secco e pieno di occhiaie e rughette, non riesco mai a trovare un correttore che mi vada bene, quindi ci metto direttamente il fondotinta. Questo non ha odore. Ho provato a prendere questo correttore qui perché mi ricorda un altro correttore che viene molto pubblicizzato sul web, che è quello di Bella Oggi, e ho detto vabbè, proviamo questo, tanto al limite se non mi va bene, cioè se non va bene sul contorno occhi, lo userò come primer per gli occhi, per gli ombretti, e questo viene 3 euro per non c'è scritta la quantità, insomma comunque questo barattolino. Ecco, ho trovato l'altro blush. Questo qui si chiama Desire. Ora ho perso quell'altro, ve li volevo mettere a confronto, ma quell'altro non c'è, dovrebbe finire. Eccolo! Ah, ecco, ce n'è uno un pochino più pescato chiaro e uno un pochino più scuro. Allora, vediamo un po'. High Pigment Blush. Allora, questo è un pochino più... No, ecco, quell'altro è un pochino più pescato, ma sul rosato. Invece questo è più arancionino. Vediamo un po' se spengo la luce, se lo vedete meglio. Non ci vedo un cavolo, fidatevi di me. Insomma, poi casomai ve li farò vedere indossati, in qualche modo farò. Comunque sono il Desire e Secrecy, ok. Poi allora, questa qui, quando l'ho vista, mi è piaciuta troppo. Questa mi devo rimangiare quello che ho appena detto perché c'è la plastica, questa è con la plastica.
Però mi è piaciuta troppo la scritta, perché c'è scritto kindness can change the world. Sapete cosa significa? È praticamente uno dei miei motti. La gentilezza può cambiare il mondo. Cioè, io amo la gentilezza, lo sapete, infatti, per quello anche mi sono trovata bene con le commesse di Primark, perché insomma erano gentilissime, mi hanno fatto un sacco di complimenti appunto per il trucco. Poi si sono messe lì a parlare, poi gli ho detto che c'avevo il canale, lei mi ha detto wow, sì, ma infatti si vede che sei portata, perché sei spontanea, insomma sei, ti garba chiacchierare, insomma così. E io non lo so, quando vedo persone gentili, proprio mi, non lo so, è come fosse un regalo che mi fa quella giornata, perché purtroppo la gentilezza è merce rara di questi tempi, veramente. E quindi mi è piaciuta troppo, ho detto no, questa è la mia. E poi c'è scritto: kindness is a gift that everyone can afford. It's free to give and priceless to receive. Quindi la gentilezza è un dono che ognuno può afford, non so che significa, però che ognuno può avere, penso, o può donare. Ah, forse è un dono che tutti possono donare. È free, quindi è gratis da dare e senza prezzo da ricevere. Cioè, veramente bello. Sapete che, non so se in tanti lo sanno, però ve lo dico ora, che la gentilezza per me è uno dei valori più importanti della vita. Cioè, bisogna essere gentili. Io sono sempre gentile con tutti, fino a che non mi insultano. Allora a quel punto lì metto da parte la gentilezza anch'io. Però generalmente cioè, ho proprio le regole della buona educazione, il buongiorno, buonasera, dovunque vado, far passare le persone anziane, che ne so, insomma sono cose che a me piacciono, quindi quando le ricevo mi piace anche farle, quindi l'ho trovata proprio adatta a me, poi anche Rosa, quindi. Poi ho preso sto cappellino, quanto mi garba, mi piace tantissimo, guardate, fa un po', come si chiama? Quello del treno, il pilota del treno, oppure il controllore. Ah, tra l'altro dentro, ah, sarà per quello forse, che c'è, magari se levavo questo. Allora, questo l'ho pagato 6 euro, quindi anche poco, bellino, mi garba tantissimo, sapete che io ho una passione per i cappelli. L'ho preso anche in beige, ecco il cappello, quell'altro. Allora leviamogli la fascia, anche questo 6, no? Penso, sì, sicura, 6 euro, perfetto. Oddio, questo me lo lascio per il resto del video, perché mi sta anche bene con l'outfit e quindi direi che va più che bene. Allora, poi, cosa altro vi faccio vedere? Allora, ho preso degli occhiali da sole, che è un'altra delle mie passioni, ce ne avessi pure. Allora, questi 3 euro con la montatura un pochino tipo leopardata. Ma vediamo se mi riesce a staccarli. Il problema perché non mi sta riuscendo. Oh, guarda che come sono praticamente antifurto. Oh. Allora me li provo, bellini, così sono in incognito, posso andare a fare la spia per la CIA. Che ne pensate? Bellini, mi gabbano un sacco, sono belli. E poi l'ho presa anche un paio neri, già che c'ero, sono praticamente uguali, vedete? Tanto un paio con la montatura nera e le lenti un pochino più rosate, e questi invece sul marrone, sempre 3 euro, mi provo anche questi, ma tanto sono uguali. Ma perché non ti stacchi? Cioè c'è una colla che è praticamente super attack, si può dire. Poi io mi scordo sempre le forbici, quindi neanche più va. Ecco, ce l'ho fatta. Questo via, e questi sono gli occhiali neri, bellini da morire, mi piacciono tanto. Belli, belli, belli. Ma c'è un casino su questo tavolo, non ve lo immaginate neanche. Poi, allora, un pennello che praticamente mi trovo benissimo con questi pennelli qui, l'avete visto anche nel video dove mi truccavo. Tra l'altro la ragazza, una delle due, Sabrina, praticamente io parlavo con Liliana, che era la mia, e poi dall'altra parte ha visto il trucco, se ne è messa anche lei a chiacchierare, allora io lo buttavo in testa, perché se trovo che mi d'accordo, figuriamoci, ci starei tutto il giorno. E mi ha detto se farò anche dei tutorial di trucco, sì, forse li farò, dato che ho preso un pochino di coraggio, però insomma vedremo. E vedete, io questi tipi di pennello qui li uso tantissimo, perché applico e poi sfumo con la punta. Patato, vuoi scendere di qui per favore? Oh, allora ho trovato anche le altre ciglia finte. Oh, eccole qua. Queste tre che sono le mie preferite, che sono le Femme, Allure e Angel. Guardate che meraviglia. Queste un pochino più lunghe, no, queste, allora queste sono un pochino più folte, queste un pochino meno folte, queste un pochino
più forte però più corte, e a seconda di come mi sento, a seconda di come è il trucco, insomma, le cambio. Poi ho preso questi qui che mi garbano troppo, tutte le volte li compro per gli spazzolini, perché io ce l'ho già, questo qui l'avevo già comprato viola, al mio marito li metto quello blu, almeno non si confondano. Poi ho comprato queste spugnette, non ho mai trovato le spugnette di Primark, però siccome la mia si è distrutta, ce n'ho già una di riserva, quella di Corazon, che uso generalmente, però ho detto proviamole, poi erano anche rosa. Queste qui 1,82€ e quello di prima 1€, i porta spazzolini. Poi cosa c'è? Allora, ora non so più quel che farvi vedere, perché sono cose proprio le mie cose preferite. Ah, vi faccio vedere prima questa. Queste qui che sono collanine di Minnie, cioè c'è un arcobaleno, c'è una Minnie e c'è un fiocchetto, tutto rosa. Cioè, secondo voi potevo io non prenderli? No, è possibile. Troppo belli. Quanto l'ho pagati? 3€, quindi come viene pagati 3€, 1€ l'una. Poi ho preso, difficilissimo adesso scegliere, allora facciamo così, le ciabatte di Bambi. Il mio marito fa, ma quante ne compri di ciabatte? Perché c'ho già quelle di Minù, poi c'ho quelle di Minnie e ora quelle di Bambi. Fra l'altro c'erano anche quelle di Winnie the Pooh, infatti ero indecisa, ho stata lì mezz'ora per decidere se prendere Bambi o Winnie the Pooh. Alla fine ha vinto Bambi e l'ho pagate 7€, mi sembra. Ora il prezzo non lo vedo, però sì, 7€, cioè con Bambi. Ma secondo voi le potevano prendere? A me mi dispiace, però non ce la faccio. Poi, allora, a proposito, no, aspetta, prima vi faccio vedere questa. Una borsa con Topolino, con questo qui attaccato. Cioè, io, è una delle borse più belle che abbia mai visto. Io non sono una grande fan di Topolino, però sono una grande fan di Disney, l'avrete capito, penso. E quindi, insomma, Topolino è un po' la mascotte, come si può dire, il personaggio principale. Quindi, insomma, la borsa a Topolino ci voleva. Fra l'altro questo colore io ce l'ho, in inverno lo porto spesso. E che vi volevo dire? Allora, il prezzo è di 14€, una delle cose più care, l'ho comprato più volte. Va bene, lo stesso. Ah, fatemi sapere se volete la collezione aggiornata di borse, perché da quando l'ho fatto mesi fa se ne sono aggiunte parecchie altre, quindi fatemi sapere. Poi, parlando di Winnie the Pooh, una pochette come invece, cioè, ma come faccio? Allora, io le uso le pochette, intanto c'è da di quello, perché mio marito mi dice, ma quante ne ho prima, tu ce ne hai già 5.000? Sì, lo so, però io, siccome mi ci organizzo bene, mi ci metto tutte le cosine che, insomma, che devono stare lì dentro, e praticamente questo è un 3 in 1, perché c'è questa qui, che è similpaglia, dove, insomma, potete mettere i pennelli, insomma, così, questa qui piatta, e poi c'è questa con Winnie, Timpi e io. Cioè, ma guardate che meraviglia, cioè è troppo bella questa, via, uno dei miei pezzi preferiti, troppo bella, mamma mia, oddio, basta, cioè, questa qui ci ho pensato perché avevo già preso, questa è stata una delle ultime cose, e ero lì che ci ho pensato poi ho detto, senti, ma vi la piglio, ma che se ne frega, una volta ci sono, senti, ci vado una volta l'anno, però due volte l'anno ci andrò, quindi quella volta ci vado mi devo sfogare per bene. Ma veniamo al pezzo forte. Allora, c'era uno stand di Coupos, no, di Funko Pop. Allora, Funko Pop, come sapete, non sono proprio economici. E praticamente davanti c'era la Sirenetta in versione glitterata. Ho detto, vabbè, da bellina, però lo sappiamo tutti che non è Ariel la mia principessa preferita. E dentro di me ho pensato, vada, se ci fosse Belle, la comprerei. Vado, sposto Ariel per vedere se dietro c'era qualcosa, e chi c'era? Belle in versione glitterata. Cioè, io quando l'ho vista ho detto no, questa qui io la compro, anche dovesse costare 50€. Ah, non vi ho detto quanto ho pagato. Allora, la pochette 12€, però comunque sono tre pezzi, quindi come aver pagato 4, 8, 12. Invece lei l'ho pagata 15€. Adesso la apro, perché io le apro le confezioni. So che certi collezionisti le lasciano nelle scatoline, io no, perché dico no. Cioè, oddio, guardate quanto è bella. È una delle cose più belle che i miei occhi abbiano mai visto. Quanto è bella, io amo Belle, lo sapete, cioè
come facevo a lasciarla lì? Ma guardate, guardate che ta- è perfetta. Cioè, se mi seguite da un po' lo sapete che io amo Belle più della mia stessa vita. È bella. L'amo, cioè, non c'è poi a fare. Bene, LOL è finito. Sono voluti soltanto 41 minuti, adesso vedo se posso tagliare qualcosa, ma non credo perché, cioè, tra farvi delle cose, spiegarvele un po', dirvi i prezzi, purtroppo è un video un pochino lungo, casomai guardatelo un due volte o fate la velocità aumentata. Fatemi sapere se vi è piaciuto il mio haul, un po' da bambina mai cresciuta, infatti l'ho detto anche a loro mentre parlavo con le cassiere, appunto, con le ragazze, le ho detto mi chiamo la bambina mai cresciuta e poi mentre svuoterete il mio carrello capirete perché fate. Un po' cucciose, però sono così soddisfatta, non avete idea. Quando esco da Primark, io è vero che esco con il portafoglio alleggerito perché se avete fatto il conto sapete quanto ho speso. Lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso. Fortuna che avevo dei soldi in più regalatomi da una persona speciale, quindi diciamo che ho speso la metà di quello che ho realmente speso. Basta Veronica, ti sta finendo la voce, alla fine diventerai muta, io te lo dico, perché se continui a parlare così tanto la gente si stufa, si disiscrive, ti manda a quel paese e non se ne può più, quindi 43 minuti. Io direi che se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito, mi raccomando, ci tengo, il mio è questo, lo sapete, non è neanche a parlarne, però ce ne sono tantissimi perché veramente stavolta... Secondo me è l'haul più bello di Primark che abbia fatto finora, mi piace veramente tutto, 10 e lode, mi piace tantissimo tutto, altrimenti non l'avrei comprato, certo. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi, non mi ricordo se ve l'ho già detto, poi lasciate un commentino, condividetelo con i vostri amici amanti di Primark, lasciate un commentino, lasciate un mi piace, non ci capisco più nulla, e, dopodiché niente, io vi saluto e ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!